Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamenti per il Zoom Eleven Go Galaxy Big Bang. Questo episodio, come annunciato già su Instagram, di cui trovate il link in descrizione, e anche nella sezione community del mio canale YouTube, oggi andrò a reclutare i tre protagonisti principali di LBX Little Butler's Experience. Questi tre personaggi sono Van Yamano, Hiro Ozora e Arata Sena. Prima di cominciare però con questi reclutamenti, bisogna vedere come sbloccare questi personaggi. Per tutti e tre i personaggi ci sono tre codici QR da scansionare. Vediamo come si fa. Per prima cosa si apre il gioco, si va negli extra che è l'ultima opzione, si apre questo menu, sotto c'è il QR code, basta premerlo e posizionare la camera del DS, 3DS, qualsiasi aggeggio stiate usando. So che si può fare anche con Citra Emulator, magari poi vi lascio anche qualche immagine per farvi vedere come. Per caricare i codici QR su Citra il procedimento è un po' particolare. Bisogna innanzitutto andare su Emulazione, poi Configurazione, andate poi su Sistema e selezionate Camera. Lasciate tutte quante le impostazioni come vedete qui nell'immagine, assicurandovi però di levare la spunta a Chiedi prima di caricare, altrimenti non se ne può fare nulla. Cliccate su quei tre puntini, cercate l'immagine che avete salvato nel vostro desktop e quando l'immagine sarà caricata, cliccare OK. Ora, io sto usando Citra aggiornato all'ultima versione, vedete anche lì Citra Nightly con i numeri dell'ultima versione aggiornata, magari con nuove versioni, quando voi andrete a fare questo procedimento ci saranno nuove versioni e quindi magari potrebbe essere un po' diverso il procedimento, però la versione che sto usando io non dovrebbero esserci problemi se eseguite questo procedimento pochi giorni dopo l'uscita di questo video. Inoltre tenete conto che io ho dovuto seguire un'altra guida per sapere come caricare un codice QR. Non ho fisicamente provato se effettivamente funziona su una Zoom Eleven Go Galaxy, però il procedimento è questo, quindi penso che possa funzionare. In teoria, una volta scansionato il QR code, dovrebbe apparire in automatico nell'Inazuma Link che è stato aggiunto un nuovo QR code. Nel caso questo non accada, seguite le istruzioni per andare a scansionare il QR code negli extra, come si farebbe con un normale 3DS. A questo punto scansionate questi tre codici QR che vi lascio ora come immagine. Se state usando però Citra Emulator, vi lascio in descrizione il link a Imgur, in modo così che possiate salvare le immagini nel vostro computer e poterle poi caricare appunto sull'emulatore. Una volta fatto basterà aprire il gioco e i codici QR saranno già implementati nella memoria. A questo punto andiamo a vedere come reclutare ogni singolo personaggio. Iniziamo da Van Yamano. Per Van Yamano ci serve innanzitutto un oggetto, ovvero una console da gioco chiacchierata. Come si prende? Si ottiene dai ragazzi fighi, si chiamano così, che si possono sfidare al parcheggio dello stadio dell'Holy Road, del Cammino Imperiale. Nelle immagini vedete anche chi sono, così da poterli affrontare. Batteteli tante volte fino a che non vi lasciano questo oggetto, ovvero la console da gioco chiacchierata. Probabilmente il 3DS. Secondo requisito è una foto di una coppa d'oro. Questa foto si può prendere nell'edificio principale della Raymon, al terzo piano, nell'ufficio del direttore. Andate lì, scattate la foto e avete fatto. Il terzo requisito è un argomento, ovvero un anime bello. Questo anime bello non è altri che LBX, proprio perché Van Yamano è un protagonista di LBX e chissà che Level 5 non voglia riportarlo in auge, perché sarebbe carino in effetti. L'ultimo requisito è un record, ovvero distruzione trascendentale. Come si fa questo record? Questo record si può ottenere ottenendo un totale di oltre 10.000 in una qualsiasi tecnica durante una partita. Può essere un tiro, può essere un dribbling, può essere una parata. L'importante è che il totale di questa forza, di questa tecnica, vada oltre i 10.000. Ovviamente per andare a vedere questi record, come sempre, lente di ingrandimento, terza opzione nella pagina che si apre, la coroncina, e ogni qualvolta voi ottenete un record e aprite la coroncina vi verrà aggiornato e quindi insomma potrete anche provare a riscattare vari record. Una volta soddisfatti questi requisiti non resta altro che andare a prenderlo dalla signorina qui allo stadio di Odaiba, ed eccolo qui. Il secondo personaggio è Hiro Ozora. Anche per Hiro Ozora serviranno due requisiti che abbiamo già visto per Van Yamano, ovvero la console da gioco chiacchierata
e l'anime bello. Ora non ci resta altro che prendere un altro argomento, che è il canale TV che si prende da questo ragazzo Odaiba. Questo ragazzo ha due argomenti, il primo è appunto canale TV, mentre il secondo l'abbiamo già visto per un altro personaggio, che erano lettura di libri, mi sembra, un argomento di questo tipo. E anche per Hiro serve un record, ovvero battagliero di calcio professionista, che cos'è in poche parole? In poche parole questo record si sblocca vincendo 200 battaglie di calcio, quelle sfide 5 contro 5, le abbiamo già viste anche per altri personaggi. A questo punto manca solo Arata Sena. Per Arata Sena stessa cosa degli altri due, con soldi, gioco, chiacchierata e anime bello. Per lui serviranno anche due argomenti, che sono obiettivi in movimento, che prendiamo da questo ragazzo al pianeta di Gardon, al pianeta Labico, e l'argomento match incredibile. Questo argomento ve lo dà questo personaggio che trovate sopra questa rupe, nel gran deserto nord di Sandorius, il pianeta sabbioso. Quindi parlate con lui, riscattate questo argomento e potrete anche reclutare Arata Sena, sempre dalla stessa persona che vi ha fatto reclutare sia Van Yamano sia Hiro Zora. A questo punto avrete tre personaggi di un anime piuttosto chiacchierato, insomma a suo tempo, anche se oggi è un po' calato, dato che non è che la serie sia stata molto supportata da Level 5. Sì, Level 5 fa i giochi, rilascia qualche aggiornamento, ma se non vanno più di tanto non li spingono. Bene, Cuggia, anche questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a reclutare questi tre personaggi nel caso foste interessati. Nel prossimo video recluterò Katie e Nathan di Yo-Kai Watch, anche se ho detto che avrei fatto gli altri 15 giocatori del Team Zero, ma meglio fare altri personaggi più importanti. Non è che quelli non siano importanti, ma gli unici interessanti di quel team sono Bailong e Tescat. Quindi nel prossimo video Katie e Nathan. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre vi ricordo il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, che verranno poi pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!